fate uso cristiano dei vostri soldi e dei vostri risparmi, e allora tanta miseria scomparirà, e tanti corpi doloranti e tanti esseri afflitti troveranno sollievo e conforto. Carissime amiche, carissimi amici, buona giornata. Siamo un'altra volta ancora insieme per ascoltare una riflessione del nostro Padre Pio e poter ricavare un insegnamento di vita per questa giornata che riceviamo in dono dalla bontà di Dio. Questo pensiero è esattamente ricavato dalla raccolta di consigli ed esortazioni di Padre Pio, che è venuta fuori un bel po' di anni fa, prima che lui morisse, esattamente nel 1965, e riguarda un tema molto delicato su cui forse oggi non si riflette sufficientemente. È il tema del risparmio e del nostro rapporto con il denaro. Dice così San Pio: fate un uso cristiano dei vostri soldi e dei vostri risparmi, e allora tanta miseria scomparirà, e tanti corpi doloranti e tanti esseri afflitti troveranno sollievo e conforto. È molto particolare e anche impegnativo per ciascuno di noi notare come dai beni materiali, dall'uso del denaro, derivi, secondo la sensibilità di Padre Pio, che è tutta squisitamente evangelica, derivi anche il benessere materiale di fratelli lontani, fratelli che vivono nell'indigenza, nella malattia, in una qualsiasi sofferenza. Quando io ero bambino, ricordo anche frequentando le scuole elementari, si viveva con molta enfasi e partecipazione una giornata mondiale del risparmio, collocata sempre nel mese di ottobre. Adesso nessuno parla più di questa necessità. Nessuno parla di alcuni doveri civici e tratti importanti della formazione e della coscienza di ciascuno di noi, come persone umane, soprattutto come persone sensibili anche ai bisogni degli altri, capaci di aprire gli occhi sulla realtà che ci circonda, dovremmo riuscire a sconfiggere tutte le sollecitazioni che a noi derivano da una società caratterizzata dal consumismo, dall'edonismo. Risparmiare qualcosa, metterla da parte, usare quel classico salvadanaio che pure a volte nelle nostre famiglie esisteva e che oggi potrebbe essere soltanto un artistico soprammobile, è invece una grande forma di educazione, specialmente per i più piccoli. Padre Pio è convinto che con il risparmio si possono vincere le afflizioni di molti. Anche i padri della Chiesa, in particolare San Basilio Magno, ha sempre evidenziato questo bisogno di andare incontro ai miseri. Se hai nel tuo armadio due vestiti, uno è del povero che sta alla tua porta. Se hai due paia di scarpe, un paio sarà di chi non lo possiede. Il Signore Gesù ci ha insegnato con forza un principio che non possiamo servire a due padroni. Serviremo Dio o serviremo Mammona, cioè la ricchezza. Dunque è un pericolo che è sempre accovacciato alla porta del nostro cuore. Domandiamo oggi con l'aiuto di Padre Pio che possano essere messe da parte anche un po' di sostanze, un po' di beni
non solo per quei poveri che noi conosciamo, ma anche per tantissimi di cui la Chiesa si prende pensiero e si cura giorno dopo giorno. Shalom, buona giornata a tutti quanti.